Vi dirò la verità, ragazzi, non pensavo che questa serie vi piacesse così tanto. E perciò, niente, dato che il primo episodio vi è piaciuto tantissimo, vi porto anche il secondo, ragazzi, perché questa è una serie che devo assolutamente continuare, soprattutto in onore al signor Matteo Knight, a cui piace tanto questa serie, ragazzi. E perciò, niente, lasciate un like anche per questo secondo incredibile episodio. Ciao a tutti ragazzi, sono Diablo e benvenuti in un nuovo video in questo secondo episodio della nostra serie qui su South Park Founders. Ragazzi, oh mio Dio, che musica epica che entra all'interno delle mie orecchie. Ma non, ragazzi, questo gioco è una roba magnifica, ragazzi. Cioè, wow, ragazzi, già al primo episodio proprio brividi. E mi sa che anche questo secondo episodio ci lascerà a bocca aperta, ragazzi. Quindi direi subito vanno le ciance e di continuare dove c'erano lasciati, ovvero sempre al capitolo dell'estate indiana, ma alla battaglia contro Token Chamano, giusto? Sì. Perciò ragazzi, come sempre, lasciate un mega like, iscrivetevi al canale e perciò ecco giusto, like, let's go ragazzi. Eccoci allora. E let's go. Ammazzate questa gente, ma... sì, ragazzi, dobbiamo ammazzare questa gente, deve morire male. Ok, sceriffo Gasman. Perfetto. Eccoli. Guarda lì, guarda come arrivano. Morite, dannati. Vediamo che cacca di cane, parte di dire, adesso addirittura. Guarda raga, ammazzateli. Un attimo, gli indiani neri esistevano? Ecco, la domanda che mi sono fatto anche io nella scorsa puntata, ragazzi. Esistono gli indiani neri? Beh, mi sa di sì, eh. Ok ragazzi, eccoci qua. Spagniamo anche un bel ninfi. Ok, voi sottoporre lo spirito di una diva americanica a voi. Noi chiediamo il potere della famiglia. E infatti è sua madre, ragazzi. Cheryl la guaritrice. Pure se stessa gli alleati inclusi, il leader pure. What a pretty day! For you to die. Cazzo, ragazzi, è aggressiva la madre. Cacchio, sul serio, hai portato a giocare la tua mamma? Stan, ma che cavolo? Solo per un po', Stelly, dopo devo andare in negozio. Ok. Dai, ragazzi, dobbiamo distruggerli. Perché puttana madre, non è così potente che pure. Potente. No, però, se è curato questo qua. C'è un po' di gatti. Distrutte ragazzi. Che potenza. Pazzo e scurdo ragazzi. Vittoria epica. Anche se però ci resta tanto altro da fare ragazzi, perché abbiamo conto altri tanti potenti nemici ragazzi. Perché non sarà solamente la madre di Stan ad essere un altro dei nostri avversari, come abbiamo visto nella scorsa puntata. Ok, così. Ok, non sto capendo quello che stanno scrivendo. Ok, mi lo mangio tutto anche io, perché non pensavo che mi potesse scrivere. Vabbè, adesso andando sul telefono potremmo vedere la chat, perché non abbiamo preso molta attenzione di quello che abbiamo visto. Quindi ragazzi, oh, possiamo potenziarci le carte, ragazzuoli. E allora ce lo potenziamo. Oh, ma ci si possono potenziare le carte? Cazzo, questo gioco è fantastico. Guarda, te lo dico anche io da parte mia. Ok, potenziamo anche il signor Cartman, perché lui è potente, ragazzi. Salute. Oh, livello 2. Pazzesco. Ok, il numero di copie che ti servono per potenziare questa carta. Potenziamoci anche il signor Cacca di Cane. Anche se però è una carta che non pensavo che avrei mai usato. Kyle. Sì,
si potenzi, a parte che, cioè, ok, potenziamoci anche Mimsy. Che poi ragazzi, a noi servono personaggi potenti, eh? Perché queste carte sono già potenti di loro. Ma non ho bisogno di roba ancora più potente. Chi è Twig? Viene già che a te e possiamo anche andare. Chissà adesso il signor Cartman travestito che cosa ci darà mai il regalo. Oh, questo è Butters, raga. Anche se però sembra molto un cinese, ragazzi. Ah, distruggi due telefoni. Beh, Novellino, probabilmente sono i più distruttori che abbiamo mai visto. Questi venire a casa mia per vedere se è migliore in tutto il mondo. Oh, quindi ragazzi abbiamo gli scontri PvP. Perfetto, ragazzi, dobbiamo farne due per avanzare. Un po'. Ciao, Greetings, cartone, Honorable Royal. I am sono the fight occasione di promoter, incontri. Donkey Donkey Kimba. Butters. You try your luck at PvP fight, yes? Come, let us find a suitable match. Raga, pazzesco. Anche se però non so che cazzo c'entrano i cinesi con il western, però comunque dettagli. Vabbè, dettagli. Oh, come vuoi migliore di telefoni. Mi sfida tipo mio, mi gustaría essere il migliore nel mondo, ragazzi. Oh, che sono il migliore. Nessuno mi batte. Bene, ragazzi, direi di fare il culo a qualche ragazzino. Ricerca avversario, ragazzi. Ok. Quindi ragazzi stiamo per entrare in uno scontro player versus player, ragazzi, a quanto pare. Pazzesco. Ok, eccoci qua ragazzi, eccoci qui. Perfetto. Allora, scontro PvP, eh. The Antagonist, ok, è chiaramente un bot. A partire di 3 minuti. Ok, perfetto, dobbiamo distruggere. Ogni volta con un bel branco di razzi. No, piccoli razzi. Hai usato la super del tuo Cartman. Sei un pazzo. Dai, Twig. Tu sei potente, devi distruggerlo. È una roba più strana che abbiamo visto, ragazzi. Due Cartman piccati. Sceriffo, addio. Madonna, ragazzi, che scossa in miseria incredibile. Non mi immaginavo una roba così. Ok, dai ragazzi, andate, è quasi morto. Guarda. Ma cosa? Perché c'è la madre? Non capisco. Chilla. Dai, andiamo. È bello. Dai, branco di ratti. Forza. Pazzesco, ragazzi. Il branco di ratti ci ha assicurato la vittoria, ragazzi. Una carta che non pensavo che ce l'avrebbe assicurata. E invece c'è riuscita. Pazzesco. Vittoriona. Comunque non vedo l'ora di arrivare al tema supereroi, ragazzi, perché qui sono chi supereroi con il crocione e tutto quanto, vabbè. Certo, signor Don King Butters, andrò a trovarla se desidero un bel PvP. Certo, nessun problema. Allora, questo pacchetto di funzioni telefoniche deve essere, tocca per aprirlo. Perfetto, vediamo un po' cosa troviamo. Oh, allora, vediamo, abbiamo. Vieti PvP. Ok, cali pistolero, bandita selli e Terrence. Figo ragazzi, Terrence Mephisto. Bellissimo, wow, deve aver fatto proprio bene. Quando vai ancora vedo un colore di biglietti PvP. Roba speciale in negozio. Bello. Tomo della conoscenza. Ma che cazzo. Ma cosa? Oh, questo vestito è molto figo, ragazzi. Wow, signor Don King. Allora, dobbiamo fare due di battaglie per avanzare, giusto? Sì, quindi dobbiamo fare un'altra battaglia. Perfetto.
Preside PC, buongiorno. Madonna, quanto mi sta sulle palle quello lì. Nella serie. Mi sta incredibilmente sui testicoli. E quindi niente. Ok, eccoci qui contro VPR. Molto figo, ragazzi. Allora, proviamo subito il signor Terrence Mephisto. Vabbè, fermatelo, quello è pesante. Ma no, ragazzi, l'ha fatto in pochi secondi. Dove è sta mafia, raga? Aia, che dolore. Aia, che male. Uccidetelo. Vabbè, raga, quello è un tank, che ci possiamo fare? Qui non c'è anche una sfera di fuoco. Oh, qual era il super di Kai? Aia, potente. Ecco il signor Mephisto. Ammazzalo. Ammazzalo. Ok, raga, vai, 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 vai. Olè. Leggermente scarsino Terrence. E morite. Dannato, mi volete distruggere. Dai, raga. Forza, che la nostra macchina volante è un qualcosa di incredibile. Oddio. Aia, 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 aia. Che cazzo è slancio? Ah, ci stai distruggendo. Leggermente. Dai, Heidi. Dai. Forza. Porca mia, raga. Un branco di ratti, raga. Un branco di ratti. Ok, e adesso con una bella botterella, addio. Distrutto. Perfetto. Niente male sta partitina, eh. Tre telefonini distrutti, ragazzi. Mio Dio. Vittoria. Vittoriona. Perfetto. Vediamo un po'. Il pistolero, perfetto, abbiamo ottenuto un bel po' di oggetti, ragazzi. E ci presentiamo il signor Kyle. Perché Kyle? Qui c'è anche un po' di robettina, quindi. Nuovo livello. Livello 3. Oh! Potenza, ragazzi, andiamo. Allora. Abbiamo sbloccato il prossimo percorso per l'estate indiana. Quindi ce ne torniamo alla storia principale, ragazzi. Vediamo gli avversari che dovremo affrontare. Signor Don King, ce l'abbiamo fatta. Continua. Oh, questo avversario non so chi sia, ragazzi. Non ne ho la più pallida idea. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Non importa, non importa. E adesso non dobbiamo distruggerli, quindi mettiamo un po' un bel terra, anche un bel cielo. Uccidetevi. Dai Terrence, un po' più di potenza, forza. Dai che puoi essere potente più di così. Non fare lo scarso. Ecco gli altri. Ci stanno circondando, ragazzi. Perfetto, branco di ratti, let's go. Perfetto, perfetto, perfetto.
siano altri. Qui la super per adesso non serve, perché tra poco arriveremo a Stan. Eccoci, abbiamo un bel Kyle. Oh, eccolo Stan, forza. Non mi lascia altra scelta, ora dovrò fare appello all'orso che beve e piscia nel fiume. Ma che cazzo? Che cos'è? Randy Pocahontas? Ma che cosa? Randy, ma che cosa? Ma cosa, Randy? Ma credo che stanno giocando i genitori. Ridicolo. Infatti. Timmy! Che c'entra Timmy, raga? Bene, non importa. E va bene, vittoria. Pensavo che questo orso che beve, che piscia nel fiume, fosse potente. Raga, sta roba. Raga, sta roba mi spacca. Sono tanti. Quante robe. Ehi, quella tunica indiana è bellissima. Perché non la provi? Oh, Heidi. Salve. Tocca il telefono per accedere ai vestiti. Posso accedere ai vestiti? Quindi possiamo cambiarci d'abito. Oh, bello. Figo. Cambia mai toccando la scheda corpo. Oh, è un aspetto fantastico. Perfetto. Oh, ragazzi, dovresti dipingere a dirò. Oh mio Dio, quindi posso personalizzare. Raga, allora ci facciamo un uniforme in un modo assurdo, ragazzi. Così, ragazzi, guardate, ci facciamo così. Pazzesco, ragazzi, è fighissimo. Mio Dio. Wow. Bene, customizzazione per il personaggio preferito. Direi di continuare perché Stan lo voglio morto. Lo voglio morto male. Ma è un pirata quello? Capisco cosa cazzo c'entrino i pirati con gli indiani d'America, però dettagli, ragazzi, mi sa che qui stiamo leggermente andando oltre il solito. Vabbè, io non ho già conosciuto quel simbolo del negoziante. Sì, Double dei baffi fantastici. Ovviamente se sei tu allora a posto. Diamo un'unità medica per vedere con chi ha a che fare. Per i muscoli umani sottostanti, torre delle frecce. Ah, un posso anche vedere. Caccio per indiano. Un guerriero piccolo, cattivo, armato di arco. Ok, tutte le informazioni, ragazzi, abbiamo 15. Tutto molto più facile, diciamo, Però comunque, vabbè. Ecco te, raga. Oddio. Per un attimo, siamo... Dio, che è morto. Raga, non ho visto che è morto. Potenti, ragazzi, diamo noi adesso. Si vede che hai trascorso ora il cellulare novellino. Non proprio, Però giocherò la mia carta migliore. E qual è? Vediamo un po'. Claiduncino. Ragazzuoli. Però non capisco che cavolo c'entrano i pirati, scusate. Ferma, ciurma. Ma cosa? Ok, questa è una cazzata. I pirati non contano come indiani. Stesso periodo storico più o meno. No, non è vero, ma cosa? Già gli indiani e Barbanera hanno vissuto circa nella stessa. Ma che cosa? Cazzo, voi altri state barando così rovinate la partita. Non è vero. State per morire, furfanti. Cosa? Che cazzo c'entrano i pirati, raga? Cosa c'entrano? Mi dite cosa c'entrano i pirati? Vabbè, almeno è morto male. Cosa minchia c'entrano i pirati, raga? Cosa minchia c'entrano? Perché? Perché? Vabbè. Da quando questo gioco è diventato cowboy e pirati? Già, hanno rovinato il gioco. Fermo, hai scritto anno invece di anno. Oh, non impicciarti. Ecco le mie palle. Ma cosa? No. Che gioco è questo? Questi ragazzini sono proprio la roba più sboccata che abbia mai sentito in vita mia. Vabbè, ragazzi, direi di concludere qua questo secondo episodio di South Park
No, scusate, South Park fondi sto ragazzi perché mi sto leggermente estranendo perché questa roba è completamente cursa ed ok, questa è Timmy, questa ragazza è Timmy. Ok. Bene, 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 abbiamo capito che questo gioco ormai è diventato cowboy indiani. Ma che sta succedendo in questo mondo? Non lo so, però vabbè. E perciò ragazzi, si conclude qua con questo secondo episodio. Spero vi sia piaciuto. Io vi auguro una buona giornata. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale. E perciò ci si vede a una prossima puntata di South Park con adesso, ragazzi. E forse anche di altri giochi, ragazzi. Perché ho intenzione di continuare un po' di cose. Vabbè, ragazzi, questo sarà un periodo difficile, questo qua di settembre, a partire dal 12, perché mi sa che il 12 ricomincerà la scuola, porca troia. E quindi niente, ragazzi, ci si vede dal vostro video, è tutto per una prossima puntata, ragazzi. Alla prossima, ciao!